Autorevoli big del partito a Terni, per un'iniziativa del PD. Con l'ex ministro dell'interno Marco Minniti si è parlato del futuro del nostro paese e del rischio, secondo lui, che questo governo possa portarci lontano dai valori fondamentali dell'Italia e dell'Europa, quali la libertà, la solidarietà ed il rispetto reciproco. Abbiamo una grande questione aperta, che è quella dei dazi commerciali con gli Stati Uniti. Abbiamo bisogno di un governo che sia in grado di dire con forza qual è il punto di vista dell'Italia. Siamo invece preoccupati di un governo che dice troppi non so, che è particolarmente vago su tutte le questioni più importanti. Abbiamo in campo un'alleanza populista, un populismo inedito di destra, che rischia di mettere in discussione i principi, i valori fondamentali a cui siamo particolarmente legati in Italia. Siamo particolarmente legati in Europa. Non è soltanto il problema dell'euro, non è soltanto il problema dello spread. L'Europa è un insieme di valori, di culture, valori di libertà, di solidarietà e di rispetto reciproco. Il rischio che noi abbiamo è che ci sia una maggioranza del nostro paese, un governo che ci porti fuori da questi valori. Come vede il suo successore al Ministero dell'Interno, Matteo Salvini? Noi abbiamo fatto 17 mesi di un lavoro particolarmente impegnativo. Abbiamo ottenuto insieme due principi fondamentali. Il primo è quello del rapporto tra sicurezza e libertà. Noi siamo in Umbria, siamo a Terni, una delle realtà più belle e straordinariamente visitate del nostro paese. Ecco, noi abbiamo ottenuto una iniziativa di prevenzione nei confronti del terrorismo che ha portato nel 2017 ad avere un paese sicuro che non ha subito nessun attacco di carattere terroristico e contemporaneamente un paese che ha avuto il record notevole, storico, per quanto riguarda la presenza di turisti stranieri nel nostro paese. Sicurezza e libertà, dimostrando di essere un paese che sa governare i flussi migratori. Non possono essere cancellati, sono un fenomeno storico. 11 mesi sempre di diminuzione degli arrivi nel nostro paese, la cifra assoluta in questo momento è meno 122.000, il 78% in meno rispetto all'anno precedente, l'85% in meno degli arrivi dalla Libia. Abbiamo cioè affrontato il tema del contrasto e della sconfitta dei trafficanti di esseri umani e insieme abbiamo costruito i corridoi umanitari per consentire a coloro che scappano dalle guerre di venire nel nostro paese. Questi due dati sono successi non di un ministro, sono i successi del nostro paese. Spetta a ciascuno di noi far sì che tutto questo non venga disperso.